La nostra missione in Afghanistan non è mai stata quella di costruire una nazione. Il nostro obiettivo in Afghanistan resta quello che è sempre stato: prevenire attacchi terroristici su territorio americano. Ho informato i capigruppo del Bundestag dell'attuale situazione in Afghanistan e di come possiamo portare in sicurezza le persone nel paese. Abbiamo visto a che ritmo i talebani hanno riconquistato il paese. Si tratta di uno sviluppo amaro, drammatico e spaventoso, soprattutto per la gente in Afghanistan, una nazione tanto provata da così tanto tempo. Nous porterons donc. Assieme alla Germania e altri paesi europei, la Francia porterà avanti un'iniziativa per costruire, senza attendere, una risposta robusta e coordinata, con la messa in opera di cooperazione con i paesi di transito e accoglienza come Pakistan, Turchia e Iran. Allora, buongiorno, bentrovati. Coffee Break Estate. Avete sentito nella copertina di Giada Valdannini le immagini che verranno consegnate alla storia dei leader politici più influenti, tra questi il Presidente degli Stati Uniti, che ieri ha spiegato per quale motivo ha fatto questa scelta, trovandosi bloccato di fatto tra un piano previsto in qualche modo dal Presidente Trump e la scelta di continuare invece una guerra che per primi i soldati americani non avrebbero combattuto, non avrebbero voluto combattere. In più, l'immagine che forse passerà tristemente alla storia, quella che ci hanno consegnato ieri le telecamere presenti sulla pista dell'aeroporto di Kabul, quella immagine devastante dei tanti afghani che si aggrappano in ogni modo a un aereo che sta partendo, con l'esito che poi abbiamo visto purtroppo e che per molti versi e per molti commentatori, oggi abbiamo letto sui giornali, ha ricordato le immagini dei tanti che si gettavano dalle Torri Gemelle in fiamme, era il 2001. Saluto e ringrazio Andrea Margelletti che ci ha raggiunto in studio, presidente del Centro Studi Internazionali, buongiorno. Grazie e a voi. Davide Giacalone, direttore della Ragione. Anche oggi siamo in tre in studio, lo ricordo per chi ieri non l'avesse capito. Torniamo a una certa normalità anche qui a Coffee Break, grazie al Green Pass e al distanziamento in studio. È distanziato ma collegato via Skype anche il presidente di FIPE Confcommercio, che saluto e ringrazio, Lino Enrico Stoppani. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, cercheremo di affrontare tutti gli argomenti, parleremo anche, ve lo posso preannunciare, di long Covid, una patologia che purtroppo colpisce il 20% quasi di quanti hanno avuto il Covid, con degli strascichi molto complicati anche nel tempo. Ci spiegherà anche chi dirige l'unità di riabilitazione dell'ospedale Gemelli, quali sono gli effetti, come vengono affrontati i pazienti, come si guarisce. Cominciamo con Andrea Margelli. Io non sono ancora guarito. Tu hai avuto il Covid? Sì, io mi sono fatto anche il coma. Ah, e ancora non hai degli strascichi? Allora, il ritorno alla normalità non è previsto, ci devi convivere. Ci sono dei pazienti che hanno anche degli effetti molto più pesanti e duraturi. Quanto è passato, se posso chiedere? Da novembre. Novembre, quindi insomma a novembre sarà un anno, non poco. Partiamo da quell'immagine scioccante, io la definisco così perché a volte le parole, soprattutto noi giornalisti, le utilizziamo in maniera impropria, però quell'immagine di quell'uomo che cade, quelle due persone che cadono dall'aereo che è appena decollato a Kabul, è effettivamente un'immagine scioccante. Allora, lo dicevamo prima, telecamere spente, fossi il Presidente degli Stati Uniti caccerei via tutti, semplicemente. Non è ammissibile che tu abbia dei generali in comando che non siano in grado di organizzare una NIO, un'evacuazione di questo tipo, e facendola all'ultimo. Dov'è la pianificazione? La pianificazione accorta, cioè come si fa a non capire che nel momento in cui fai un accordo con i talebani, quindi mesi fa, l'esercito afghano sarebbe verticalmente crollato. Nel momento in cui tu fai un accordo con Al Capone, è ovvio che a Chicago non c'è più il crimine, hai messo Al Capone a fare il sindaco. Quindi nel momento in cui fai l'accordo con Al Capone, la polizia non lavora più, mi pare ovvio. Noi abbiamo fatto un accordo con i terroristi, peraltro, parliamo dell'accordo di Doha. Gli accordi di Doha, peraltro mi turba il fatto che il Presidente degli Stati Uniti dica noi, c'è una coalizione internazionale che è in Afghanistan, coalizione con la NATO, con tante nazioni che hanno speso miliardi, ma soprattutto hanno speso
vite umane per rimanere in Afghanistan e combattere insieme agli americani. E non parlo soltanto dei caduti, ma parlo delle famiglie spezzate, delle migliaia e migliaia di feriti che non avranno mai una vita come hanno avuto prima. E non solo loro, ma anche le loro famiglie. Detto questo, noi parlavamo di Saigon nel 75, è peggio, cioè se a distanza di 50 anni è peggio, evidentemente i due sistemi non funzionano. Evidentemente io non so che cosa l'intelligence dicesse al Presidente degli Stati Uniti, o se il Presidente degli Stati Uniti ha ascoltato quello che le ha detto l'intelligence, perché quello che è avvenuto è una cosa assolutamente normale. Cioè nel momento in cui il tuo principale alleato non è più il tuo principale alleato, nel momento in cui, diciamo, la spalla sulla quale ti appoggi si sposta, cadi. E quindi ovviamente per quale ragione l'esercito afghano, i corpi d'armata dell'esercito afghano dovevano combattere contro i talebani quando erano stati dai loro alleati messi da parte? Se ne sono andati a casa. Certo. Era un esito, Giacalone, un esito scontato, però talmente scontato che ce ne siamo accorti solamente quando Kabul stava per cadere a due giorni. Ora come si esce da questa situazione? Ma intanto quello che diceva Margelletti è rilevante dal nostro punto di vista, diciamo in questa parte del mondo, perché le linee di azione dei militari e quelli della politica non andavano in parallelo. Questo è quello che vediamo, è questo, cioè da una parte c'era un'operazione militare che i militari statunitensi hanno tentato fino all'ultimo di prolungare, e dall'altra c'era una politica che coinvolge tre presidenti, quindi non è una questione di parte, repubblicani, democratici, tre presidenti, parte con Obama, coinvolge Trump, arriva Biden che esegue il ritiro, che non si spiegava più cosa stessimo facendo in Afghanistan. Tra l'altro questo è un errore politico, perché la presenza in Afghanistan ha portato risultati importanti in questi anni, compreso il fatto che non abbiamo uno Stato islamico a cavallo fra l'Iraq e la Siria. Cioè, ma non è che è stato, diciamo, tempo perso o operazione inutile. Di sicuro però è capitato che le scene che abbiamo visto, la velocità con cui è cascata Kabul e il governo, sì, da una parte dimostra esattamente quello che non è stato preparato quel terreno, ma dall'altro dimostra anche che rimanere qualche mese in più o due anni in più serviva a niente, perché se quello è il risultato dopo 20 anni, evidentemente non è stato fatto un'operazione politica. La conseguenza più grave credo sia il fatto che noi in questo modo scarichiamo non solo quelli che collaborano con noi, cosa che era già capitata con i curdi nella guerra di Siria, perché gli statunitensi avevano mollato sul campo di battaglia i curdi. Certo. Noi non solo non proteggiamo chi collabora con noi, al di là portarci via col ponte aereo quelli che proprio materialmente stavano in ambasciata. Giro di collaboratori. Ma c'è di più, e cioè che la parte del mondo musulmano, dei governi musulmani, che non sono anti-occidentali, lascia perdere amici, non sono anti-occidentali, oggi è indebolita e hai rafforzato in qualche modo la parte del mondo musulmano che nello scontro o nella, diciamo, diversità con l'Occidente trova un momento di legittimazione, e questo non promette benissimo. Quindi è la politica che inutile chiedere adesso interventi militari, o diciamo, adesso è la politica che deve rafforzare. Adesso fossi, prima di chiedere un parere anche Lino Stoppani sugli interessi commerciali, nei paesi baltici, in Taiwan, io non dormirei sonni tranquilli. Ci sono dei problemi? No, ci sono azioni che contano sul fatto, e noi gli abbiamo detto state tranquilli, siamo al vostro fianco al 90%, al 100%. Qualche dubbio, qualche domanda adesso se la fanno. Non so se passerei serate serene. Intanto vedo delle immagini che arrivano in diretta anche oggi, c'è un segnale sempre aperto su Kabul, sull'Afghanistan. Ieri abbiamo cercato di raccontare quella che sembrerebbe da lontano una normalità, che normalità non è, perché le scene che abbiamo visto dall'aeroporto non raccontano di una normalità. Le ultime agenzie raccontano del primo volo della Germania che è riuscito ad evacuare appena 7 persone. Ecco, dicevo, prima di chiedere a Enrico Stoppani in merito ai rapporti commerciali che abbiamo con quel paese, gli interessi commerciali che possiamo avere, l'Italia potrebbe avere in Italia e in Afghanistan, ti chiedo, Andrea, adesso questo, chiamiamolo ponte aereo con Kabul, come
come si declina? Continuiamo a cercare di portare via quanti più collaboratori possibili? Sarà indispensabile organizzare altri voli? Se sì, come? L'unità di crisi, come per si sta muovendo? Per quanto riguarda l'Italia, l'operazione Aquila, cioè il ritiro non soltanto del nostro personale, ma il ritiro di quelli che hanno chiesto di tornare in Italia, dei vari collaboratori, vita, poi possiamo assolutamente dire. Sì, e saranno una frazione di quelli che sì, forse. Di tutti quelli che hanno aiutato la coalizione in tutti questi anni. E se le condizioni di sicurezza, se le condizioni di fattibilità all'aeroporto Hamid Karzai di Kabul permarranno, ovviamente queste persone verranno esfiltrate, altrimenti le si lascerà morire. Non è un'alternativa. Signori, allora, noi dobbiamo renderci conto che tutto quello che è stato in questi 20 anni è cancellato. Cancellato peraltro in 2 settimane. Quindi. In 2 settimane, cancellato. Gli studi, le donne, i diritti, già hanno impedito alle donne di andare a studiare in moltissime province, a camminare da sole in moltissime. Questi sono i talebani, cioè non possiamo neanche dire onestamente... Ma chi sono? Sarà una nuova forza politica, vediamo. Ecco, su questo volevo andare un po' più nel profondo, adesso lo chiariamo. I talebani del 2021 sono gli stessi del 2001? Ovviamente no. Adesso ne parliamo. Ovviamente mi sono appuntato anche un nome, Karzai, che hai giustamente ricordato, che potrebbe essere coinvolto... Che è un mio amico personale. Che potrebbe ora essere coinvolto nel processo. Ora ne parliamo, serve un discorso un po' più completo. Lino Stoppani, gli interessi commerciali che l'Italia ha in Afghanistan e... Quali sono le ripercussioni che potrebbe avere questa storia su non solo i nostri rapporti commerciali, ma anche tutto ciò che riguarda il commercio in generale verso il nostro paese? Buongiorno. Buongiorno ancora. Guardi, sul tema dell'Afghanistan evidentemente ci sono due aspetti. Un aspetto prioritario in questa fase, che è l'aspetto umanitario. Insomma, le scene che avete diffuso sono strazianti e preoccupanti evidentemente, e l'altro è l'aspetto economico, perché certamente l'Afghanistan ha un ruolo marginale, immagino oggi nel nostro export, è un paese che da anni è castigato da quelli che sono gli effetti delle guerre, ma sappiamo che quell'area è il mondo che corre, che avanza, certamente potrebbe essere un luogo di direzione importante per il nostro export. Ma gli effetti più gravi li vedo sul punto di vista degli effetti diretti, perché parlo da commercianti in questo senso, quelli che sono il sentiment che accompagna queste situazioni di crisi internazionale producono effetti non solo sugli indici di borsa, ma anche sul sentiment e sulle prospettive di consumo delle persone, per cui li vediamo con grande pressione al di là di quelli che sono i livelli di export delle nostre imprese, soprattutto anche quel disagio, quegli effetti collaterali e indiretti che possono creare sui consumi, insomma situazioni di disagio, di crisi internazionali, che erano sempre tensioni, speculazioni e anche un abbattimento di quello che è il sentimento di fiducia verso le prospettive. È già una situazione disastrata per il Covid, di cui poi parlerete, insomma, se ci aggiungono anche i venti di guerra, sicuramente vengono favoriti i consumi. Ed è un mercato quello che tra l'altro interessa moltissimo altre potenze, anche di questo dobbiamo parlare, dobbiamo introdurre il discorso cinese, molti oggi guardano la Cina come un elemento di disturbo nell'area, molti ipotizzano una politica attendista da parte della Cina in tutto questo tempo, Cina che forse va ben previsto, al contrario dei servizi segreti americani, quello che sarebbe successo, ammesso che i servizi non lo sapessero e che il presidente Biden li abbia ascoltati. Ci fermiamo appena qualche istante, torniamo subito dopo con tante domande, dobbiamo parlare di questo, ma parliamo anche ovviamente di politica interna e di Covid. Tra poco. Ben trovati in diretta a Coffee Break Estate, continuiamo la discussione su quanto sta avvenendo in Afghanistan. Andrea Margelletti, durante la pubblicità stavi dicendo noi del CESI già tempo fa, mesi fa, abbiamo presentato un rapporto al Parlamento open, quindi poteva essere letto da chiunque, dove si descriveva per filo e per segno quello che poi sarebbe successo. Se lo sapevamo noi, avrebbero dovuto saperlo anche gli altri. Adesso la domanda non è perché non lo sapessero, probabilmente lo sapevano, ma non è stato fatto niente. La domanda è come si gestisce adesso la situazione, essendosi mostrati così deboli agli occhi del mondo per le prossime crisi che verranno. Che sia chiaro, questo, ed è purtroppo... spero che il direttore ne converrà con me, molto più grave che una sconfitta militare, è una sconfitta politica dell'Occidente. Cioè noi abbiamo dimostrato che non siamo persone serie.
abbiamo dimostrato che a un certo punto, pur di salvarci, facciamo gli accordi col diavolo. Non è vero che si balla col diavolo, è il diavolo che balla con te. I talebani hanno fatto una serie di accordi che hanno peraltro serenamente, già completamente... Disatteso? Ma perché sono i talebani? Cioè noi adesso... Ecco, eravamo rimasti anche a questo punto, i talebani di oggi, che talebani sono? Sono molto più arrabbiati, prima di tutto perché i talebani di oggi li abbiamo bombardati fino a 15 minuti fa. Quindi non è certamente gente che ha una sorta di appeasement nei nostri confronti. Eppure le dichiarazioni che arrivano in questi giorni sono di grande, di grande volontà di pacificazione. Certo. In un bellissimo libro, e peraltro anche in una trasposizione cinematografica, parlano che è Urla del Silenzio, o Killing Fields. Un grande giornalista americano, Sidney Scheffner, racconta la storia di Diet Pran, un cambogiano, il suo uomo, in Cambogia, che rimane un giornalista che rimane lì con l'arrivo degli uomini di Pol Pot. E quando li portano nei campi, a un certo punto con grande amabilità gli chiedono: dobbiamo ricostruire il paese? Chi è un insegnante? Chi è un giornalista? Chi è un medico? Chi ha lavorato? E la gente, sperando, dice, timidamente alza le mani, li abbracciano tutti e se li portano via. Poi Diet Pran vede che di notte li portano e li uccidono. Ma che cosa dovrebbero dire i talebani ora? Ma pensate, l'altro giorno hanno dichiarato l'Emirato Islamico di Afghanistan, sì, sono quelli. Noi abbiamo riconsegnato a tutti coloro che vorranno andarsi ad addestrare, terroristi tunisini, marocchini, algerini, sauditi. Un terreno di prova. Un terreno sereno dove loro potranno addestrarsi e poi faranno quello per il quale... sono nati, quello per il quale vogliono fare, cioè verranno a casa nostra a fare gli attentati. È quello che hanno sempre fatto. Questa è la realtà dei fatti. Non parliamo poi della... Io non vorrei parlare di quello che sta succedendo a Kabul. Kabul è finita, è soltanto una triste, drammatica questione umanitaria. Togliamoci di cappello rispetto a quello che fa l'UNICEF. L'altro giorno parlavo con Andrea Iacomini, il portavoce di UNICEF Italia. Sono centinaia di migliaia di persone... e all'UNICEF a un certo punto dovrà parlare con i talebani. Ma i talebani, tutto quello che stanno facendo adesso è show. Nel momento in cui noi staccheremo le ruote dell'ultimo velivolo per tornare a casa, da lì vedremo cosa faranno i talebani a Kabul. Ma i talebani già lo fanno nelle altre province. Dove le telecamere non ci sono. Dove le telecamere non ci sono. Cioè, diventa anche una questione politica, non solo il tema dei flussi di migranti, che adesso potrebbe, di flussi di profughi, in questo caso possiamo proprio chiamarli profughi, in arrivo verso l'Europa, diventa un tema politico lo scarico di responsabilità su quello che è successo. Oggi abbiamo letto un'intervista a Enrico Letta sulla Repubblica dove spiegava che l'errore è stato collettivo, non si esporta la democrazia con la guerra, questo è un tema ricorrente, però chiedeva poi in realtà un patto internazionale per risolvere la situazione. Ecco, a livello di politica italiana, e come si compone questo mosaico adesso? È terribile quando la politica nelle democrazie rimane prigioniera della propria propaganda. È terribile perché rimane inerte. Due presidenti statunitensi in continuità, Trump e Biden, hanno abbandonato la retorica e hanno detto: qui tanto non se ne viene a capo, si fa l'accordo con gli altri. Questo ha portato tutte le conseguenze negative che abbiamo già detto, quindi è inutile che... Però è un atto di realismo. Chi ha mai pensato di portare in qualche posto del mondo la democrazia con le armi? Cioè, semmai la restauri, tra l'altro da italiani o da tedeschi, forse prima di dire che è impossibile ci andrei cauto, ecco, nel senso che qua la democrazia è tornata con le armi degli altri. Ma non è che si portava la democrazia, si cercava di instaurare un equilibrio che per noi fosse anche di sicurezza e di eliminare un campo addestramento per terrorismi diversi, non necessariamente omologhi, con un sottostrato di fanatismo musulmano sunnita che serviva a mettere a rischio il mondo occidentale. Quello che sostanzialmente ha detto Biden nel suo intervento di ieri. Se tu hai perso questo... Però non ci siamo riusciti. Quello è il problema, quello è il fallimento. Tu hai fatto due fallimenti. Hai restituito il campo d'addestramento e hai segnalato ai paesi musulmani che ti sono più vicini o meno ostili che devono stare attenti a fidarsi di te, perché tu potresti fare l'accordo con quelli che sono... Ricordiamoci che il fondamentalismo ha come primo obiettivo il nemico, gli altri musulmani. Poi viene l'Occidente perché è potente. Allora, questo è quello che dobbiamo metterci bene in testa. Adesso,
abbiamo un altro problema. Se non sono profughi quelli che scappano dall'Afghanistan, non so cosa siano i profughi, certo, a questo mondo. Quelli sono profughi di sicuro. Accogliere i profughi non è un omaggio alla loro vita, è un omaggio alla nostra vita, perché l'idea che i profughi vanno protetti è figlia della nostra cultura, del nostro mondo, dell'Occidente, che potrà commettere tutti gli errori che volete, ma rimane l'unico baluardo di civiltà, di rispetto, di convivenza. Quindi noi non possiamo che accoglierli, ma attenzione, perché adesso in quell'ondata di persone i talebani ci infilano dentro anche dei soggetti che serviranno a crearci dei problemi. Allora qui è necessario avere una collaborazione fra i paesi europei, Francia, Germania, Italia e il Regno Unito, che non è più parte dell'Unione, ma insomma i paesi che hanno un'intelligence, certo, che hanno un'inconvenienza comune, perché se non mettiamo in comune, l'Unione Europea non può mettere in comune le armi perché sostanzialmente non le ha, ma l'intelligence sì. Tra l'altro, in questo flusso di migranti che si sposterà adesso verso sulla rotta balcanica, immagino verso l'Europa, e lo chiedo a Lino Stoppani, ci potrebbero essere anche, chiedo, delle eccellenze che si mettono in fuga veramente per cercare una vita migliore, un lavoro più serio e più degno in Europa? Mi ricorda un po' la storia di quando molti siriani presero la via dei Balcani e tra questi moltissima manodopera qualificata che non a caso, lo dico perché Giacalone l'ha appena segnalato, questo accordo tra Francia, Germania e Italia cadde subito perché la Germania si prese subito i migliori da questo punto di vista. Ecco, da un punto di vista della produzione, in quel flusso di profughi si aprirà un'altra, diciamo, un'altra lotta alla scelta della manodopera qualificata che può servire alla Germania e altri paesi, mentre l'Italia torna ad essere semplicemente un terreno di accoglienza e di scontro politico. Noi all'epoca dicevamo che non volevamo nessuno. Nessuno, infatti li prese la Germania. Ecco, questo è un tema che ritorna e si ripropone uguale. Stoppani. Beh, è chiaro che dietro questi flussi migratori ci sono persone con le loro esperienze, le loro competenze, anche di carattere professionale. Per cui evidentemente questa potrebbe anche essere un'opportunità, evitando quelli che sono anche ben evidenziati negli scoloni i rischi di infiltrazioni terroristiche che dietro questi flussi migratori probabilmente ci sono. È chiaro che l'Occidente oggi, vedo soprattutto nel mio settore, nel settore pubblici esercizi, ha un problema di carenza di manodopera, soprattutto per certi livelli. Per cui insomma, se correttamente inquadrati, canalizzati e gestiti, certamente possono anche dare fiato a quello che è oggi lo scouting sui temi dell'occupabilità di queste persone, che ripeto, sono persone molto spesso qualificate, preparate e che possono dare un contributo. Certamente, per cui lo vedo anche su questo punto, su questo argomento, certamente potrebbero esserci anche delle opportunità. L'altro aspetto invece negativo, non è stato sottolineato prima, oltre agli aspetti di democrazia e di civiltà ben evidenziati da chi è intervenuto prima di me, e oltre ai temi del terrorismo e della sicurezza sono stati evidenziati, ricordiamoci che l'Afghanistan produce il 90% dell'oppio del mondo, per cui dietro lascia spazio su questi argomenti, insomma c'è certamente un problema di civiltà e di democrazia, ma ci sono anche i rischi collegati a quelli che sono dei cartelli o dei mercati che non trovano più ostacoli e che potrebbero evidentemente portare degli effetti collaterali ancora più spaventosi rispetto a quello che sta facendo oggi la diffusione delle droghe nel mondo occidentale. Ah già, questo è un altro tema che dobbiamo toccare. Intanto volevo fare un passaggio nuovamente in diretta con Kabul. Poco fa era inquadrato un edificio, non siamo riusciti a capire cosa fosse. Credo che sia questo qui il centro di Kabul, potrebbe essere la zona verde. Chiedo ausilio anche ad Andrea Margelletti, che immagino a Kabul sia stato parecchie volte. Troppe volte. Intanto posso dirvi che, lo scrive la Press, l'aeroporto di Kabul è aperto, la pista è aperta, l'aeroporto è funzionante, ci sono aerei che atterrano e decollano. La testimonianza è di Stefano Pontecorvo, che è l'altro rappresentante civile della NATO in Afghanistan. Parlando di NATO mi viene in mente anche quello che ha detto ieri Silvio Berlusconi, è stato uno dei primi a invocare un intervento della NATO, ma ne parliamo tra un attimo. No, dicevamo, giustamente c'è il problema dell'oppio, non è un tema secondario, perché nell'economia afghana è il tema forse. L'intervento degli italiani in tutti questi anni a Herat, l'ho visto con i miei occhi, è stato quello di riconvertire alcune piantagioni a coltivazioni per esempio di zafferano. I nostri militari hanno di fatto costruito i canali per irrigare questi campi. Ecco, tutta questa
queste opere che sono state lasciate ora tornano in mano ai talebani con una potenza di fuoco decuplicata per la produzione di quello che invece poi è l'aspetto più redditizio, cioè l'oppio per l'appunto, il papavero. Allora, non tornano tanto in mano ai talebani, che peraltro durante la loro gestione del potere avevano tagliato in maniera sensibile la produzione di oppio, ma tornano in mano ai contadini. Perché ovviamente guadagni infinitamente di più da produrre l'oppio che lo zafferano, oggettivamente. Sarei francamente curioso di sapere quante tonnellate di zafferano sono state sniffano nelle discoteche. E, la realtà dei fatti è che invece l'oppio è il polmone pulsante delle economie di alcune regioni dell'Afghanistan, delle zone diciamo meridionali occidentali, e poi c'è tutto il flusso che passa dall'Iran, che combatte una lotta impari contro i trafficanti di droga. Pensate che ogni anno in Iran muoiono diverse migliaia di poliziotti in conflitti a fuoco con i trafficanti d'armi, trafficanti di oppio, che ovviamente guadagnando cifre fenomenali sono infinitamente più armati dei poveri poliziotti. Quindi la mia sensazione è che l'oppio potrebbe essere utilizzato dai talebani per costituire una base di pace sociale all'interno delle aree in cui i pashtun, cioè l'etnia dei quali i talebani sono espressione, non sono maggioritari. Allora, io ti impongo una serie di regole strettissime, che sono quelle della Sharia deobandi più ortodossa, ma contestualmente ti do la possibilità di vivere. Questo è. Sicuramente un tema che andrà affrontato, non nell'immediato, perché ora l'urgenza è quella di riportare a casa quanti più collaboratori possibili, insomma persone che rischiano la vita. Le testimonianze sono appena di ieri. Persone che vengono cercate casa per casa, purtroppo, dai talebani, come in ogni colpo di Stato che si rispetti. Adesso i nemici numero uno sono per l'appunto quelli interni, cioè personale afgano che ha collaborato con gli occidentali. Non si possono permettere di lasciarli vivi, perché avendo vinto, il senso della vittoria è prendere tutto il piatto. Qua non c'è stato un accordo tra il governo di Kabul e i talebani. Qua a un certo punto il presidente dell'Afghanistan, ha detto bello il posto, bello la gente, è preso ed è partito. Non so se con aerei, con soldi, è partito. Quello è un dato accessorio. Se n'è andato ed è ovviamente scomparso tutto. Se tu hai vinto tutto, non puoi permetterti di far sì che coloro che hanno collaborato col nemico rimangano impuniti, perché è un assegno di debolezza. Cioè qua non stiamo parlando, noi dobbiamo avere il coraggio di toglierci gli occhiali occidentali e di vedere tutto attraverso il concetto del capitale, il concetto della legge del manuale Cencelli, dei rapporti, e avere il coraggio di dire che in certi paesi del mondo le regole sono diverse. Le regole della casa in Afghanistan sono profondamente diverse in un paese del common law o del diritto romano. Anche in questo caso, per esempio, noi dovremmo far sì che alcune persone che hanno un rapporto forte con gli Stati Uniti possano implementare la loro azione. Noi abbiamo avuto Guerini, ministro della difesa, che tante volte ha parlato con gli americani per far sì che la missione, come posso dire, non cambiasse, o perlomeno potesse rimodularsi in maniera diversa. Non è stato ascoltato, evidentemente. Ma dobbiamo supportare quelli che perlomeno hanno una voce con gli americani, perché altrimenti gli americani continueranno a portarci per missioni e poi andarsene via senza dirci nulla. Giacaroni, ci dobbiamo fermare per la pubblicità. In una battuta, esce malissimo il ministro Di Maio fotografato al mare mentre parla con Michele Emiliano e Francesco Boccia, invece di essere... Però dove a questo punto? Il Parlamento è chiuso. Non essendoci prova che se fosse la Farnesina qualcosa sarebbe stato diverso, credo che sia giusto stia al mare. Torniamo tra pochissimo per parlarne, parleremo però anche di altri temi. Ovviamente non c'è solo l'Afghanistan in primo piano, c'è anche il discorso concerti con Green Pass o senza, con tante polemiche per quello che è successo in Sardegna e tutto ciò che ne consegue. A tra poco. We'll be right back.
La pandemia ha spostato avanti di un altro anno i grandi concerti, quelli che eravamo abituati a vedere negli stadi. Bruce Springsteen, Sting, Ben Harper, Elton John, James Taylor, Cesare Cremonini hanno dato appuntamento all'anno prossimo, così come nel 22 si potrà assistere alla serata evento allo Stadio Olimpico di Roma voluta da Venditti e De Gregori, decise a riproporre in un'unica data la lunga e storica amicizia nata in una cantina romana. Ma qualcosa in giro c'è. Proprio Francesco De Gregori è partito per un tour. Nicolò Fabi, Fiorella Mannoia, Max Gazzè, per citare qualche nome, saranno nella nostra estate. È una finta ripartenza, è uno specchietto per le allodole. Il mercato musicale in Italia, tra l'altro, quello italiano, è l'ottavo mercato del mondo. Quindi vuol dire che i numeri ci sono. Non c'è la cultura. Non c'è la cultura di massa, non c'è la sensibilità dell'uomo e la donna medio, proprio perché l'Italia da molto tempo ha rinunciato allo spirito artistico. È lo spirito artistico che manca in Italia, la valorizzazione della nostra arte, perché in realtà non sono mica diminuiti i costi per gli organizzatori dei concerti, non sono diminuiti, sono aumentati, però gli è diminuita la capienza, quindi sono tutti in perdita. È inutile che ce lo diciamo, cioè che facciamo finta di niente, sono tutti in perdita, quindi ripartono ma ci perdono. Allora, i miei concerti sono i concerti più belli che ci siano. Purtroppo con una capacità di pubblico regolamentata dalle regole sanitarie, non più di 1000 persone. Per avere accesso ad uno spettacolo dal vivo sarà necessario rispettare le distanze di sicurezza utilizzando posti a sedere preassegnati. Si dovrà inoltre esibire il Green Pass che attesti l'avvenuta vaccinazione o l'esito negativo di un tampone, e obbligatoria poi sarà l'utilizzo della mascherina. Ma dunque io credo che questa estate è un'estate di una ennesima finta ripartenza. Non ci sono delle regole precise, ci sono delle regole che vengono interpretate in maniera diversa localmente, non c'è una reale volontà e attenzione per tutto il mondo dello stare insieme. Non c'è mai stata durante tutto questi ultimi 16 mesi, non c'è stato nessun cambio di marcia con il cambio di presidenza del Consiglio, di governo e di CTS. Apparentemente c'è una reale ignoranza della materia, di che cosa significhi da un punto di vista organizzativo, professionale, sociale e culturale bloccare tutto il mondo dello stare insieme, bloccare milioni di persone che hanno bisogno di vivere e non solo di sopravvivere. Bisogna conciliare queste esigenze, bloccare milioni di persone che hanno bisogno di vivere, lo chiediamo a Lino Stoppani. Intanto avete visto il servizio, chiaramente abbiamo ripercorso quello che è stata la polemica degli ultimi due giorni relativa al concerto di Salmo, che doveva essere un evento benefico live, invece è diventato un ennesimo motivo di scontro. Green Pass sì all'aperto, Green Pass no. Lo stesso cantante ha spiegato, si è difeso dicendo: ma se hanno il Green Pass e siamo all'aperto, allora non ha violato alcuna norma. È stato attaccato però anche dai suoi stessi colleghi artisti. Allora Stoppani, può rispondere lei alla domanda del nostro intervistato? Come si conciliano le esigenze di milioni di persone ora che hanno voglia, perché siamo in vacanza, di divertirsi e magari sono muniti anche dello strumento Green Pass, con tutto quello che ne consegue relativamente agli esercizi pubblici, commerciali, discoteche, bar e quant'altro? Non si conciliano, sviluppando poi l'illegalità di cui il concerto di Salmo in Sardegna ne era solo una prova. Però mi permetta una precisazione, insomma, il professor Margelletti, di cui ho profonda stima, un grandissimo conoscitore del panorama internazionale, che ha ben spiegato i motivi, i rischi e le prospettive della crisi afghana, riprendendo mia battuta sulla produzione di oppio in Afghanistan, ha fatto una considerazione, insomma, che spiega quello che è il livello di reputazione che hanno le discoteche, insomma, parlando di discoteche, facendo riferimento, insomma, al sniffamento di zafferano all'interno delle discoteche. Ecco, questo è un problema di fondo. Sarò preciso, dottore, non quelle italiane. Vabbè, non, insomma, quelle italiane, mi riferivo soprattutto agli anni 70 di New York. Mesi. Perfetto, ok, accetto l'osservazione. Doverosa precisazione, e mi scuso se qualcuno si sente... No, ma è questa valutazione. Le nostre, la sola attenzione dei nostri, dei padroni, se la mia è stata, e mi scuso pubblicamente, è stata una battuta infelice, se qualcuno se ne sente chiamato in causa,
ci tengo a sottolineare, non mi riferisco a realtà nazionali. Quindi spero che sia sufficiente come... È stata una battuta, andiamo avanti. Beh, neanche che le discoteche italiane non conoscano il fenomeno della droga, perché adesso non vorrei che si cascasse nell'eccesso opposto. Vabbè, non era questo il centro del discorso. Che è ridicolo anche solo da pensarsi. Stoppani. E chiaramente dietro queste imprese sono 20.000 imprese delle discoteche, 200.000 lavoratori, più oltre l'indotto. Morgan nella sua battuta ha richiamato quello che è il valore della musica col mercato italiano, che rappresenta all'ottavo posto in quello che è il ranking del mercato musicale al mondo. È chiaro che tenendo le discoteche chiuse, l'ho detto prima, si sviluppa l'illegalità, si fanno danni alle imprese e si fa anche un assist alla concorrenza internazionale, perché insomma i flussi di turisti, l'intrattenimento, la musica eccetera sono una parte integrante dell'offerta turistica del nostro paese. Al momento in cui chiudi le discoteche c'è stato lo sviluppo verso la Grecia, la migrazione verso la Croazia, questi paesi dove l'utilizzo del Green Pass, che tra l'altro era una delle condizioni per le quali lo stesso CTS aveva aperto sulla possibilità di riaprire le discoteche, è stata considerata una condizione insufficiente per poterle riaprire, mettendo evidentemente un settore in ginocchio, e non so quanti di queste 20.000 imprese potranno riaprire dopo 18 mesi di chiusura. Però insomma, sul tema del Green Pass, noi lo consideriamo, se non l'unico, uno straordinario strumento per uscire da questa emergenza sanitaria, e anche in aggiunta uno strumento di definitivo superamento del rischio di richiusura, che è l'ansia che preoccupa il nostro settore, insomma, perché l'avanzamento dei nuovi contagi, l'andamento delle varianti pone nella prospettiva anche... Una cosa è chiara a tutti, che ottobre sarà il vero banco di prova, e guardiamo a questo ottobre come l'anno scorso, come la vera incognita, anche se qualche strumento in più ce l'abbiamo. Giacalone, volevo chiederti una cosa. Il problema è stato sicuramente quello di gestire la questione Green Pass a livello nazionale e non europeo. Come sempre l'Europa è mancata su questo, anche perché c'era una cabina di regia che avrebbe dovuto organizzare, o si stava occupando già nel mese di marzo-aprile, se non vado errato, di gestire a livello europeo il Green Pass. Poi cosa è successo? La macchina si è inceppata e ci siamo trovati a gestirlo a livello nazionale, quindi l'Italia ce l'ha, la Spagna no. Ed è evidente che quello che diceva il presidente Stoppani è un danno per i paesi che ce l'hanno, perché poi i turisti vanno nei paesi dove questa misura non è prevista. Ma manca sempre qualche cosa all'Europa alla fine. Così, ma non è mica così, calma. Perché io sono stato in Spagna, ti chiedono il certificato per entrare. Il Green Pass c'è, funziona, si è tenuti a utilizzarlo. Prima del Green Pass c'era comunque gli esami che dovevi fare, quindi quello, tampone. Una sorta di tampone, una sorta quindi di Green Pass. Nella tutta l'Unione Europea in maniera omogenea per ciascuno che si sposta da un paese all'altro. Quando entri dentro i paesi, ricordiamoci per esempio la Spagna, è stato un esempio, uno Stato federale, l'hanno adottato il Green Pass all'italiana in tutta la Spagna e poi è cominciato a cascare dove? Negli singoli Stati, perché è uno Stato federale. La Germania non ha commesso la stessa imprudenza iniziale, è un altro Stato federale. Ha richiesto ai Länder di provvedere in maniera autonoma, adesso stanno tornando a una disciplina in qualche modo federale, nazionale. Quindi no, non è vero che c'è stata l'assenza, e non è vero che è stato un fallimento, e non è vero che ti puoi spostare liberamente per l'Europa andando alle discoteche degli altri senza mostrare il Green Pass. Non lo mostri per entrare, ma lo mostri per entrare nel paese. A meno che non vai fuori dall'Unione Europea, quello è un altro discorso, ma allora dovrebbero controllarti al ritorno, cioè quando torni indietro. Detto ciò, noi abbiamo iniziato questa estate, ma a maggio di quest'anno avevamo 5 volte il numero dei contagiati che avevamo a maggio dell'anno scorso. Ma mica perché l'epidemia è perché a maggio dell'anno scorso ci eravamo arrivati stando tutti chiusi. E a maggio di quest'anno siamo questo arrivati... Questo è un altro degli argomenti utilizzati dai Novax, come benzina, un argomento che non sta in piedi, nel senso che ne avevamo 5 volte, non perché... ma perché eravamo un po' più liberi. A parte qualche maniaco, non credo che nessuno si diverta a voler chiudere o fermare o tenerci a distanza. È che non esiste, ci sono due tipi, diciamo così, di fuori di testa. I fuori di testa che sostengono che il vaccino ammazza, e i fuori di testa che sostengono che se uno si vaccina non muore più, anche se finisce sotto un tram, diciamo, mi sono vaccinato, non muore. Il contagio c'è lo stesso. La grande differenza con 5 volte i contagiati che avevamo l'anno scorso sono le terapie intensive, cioè anche le cose gravi, che certo, grazie al cielo vengono contenute. Quindi non c'è dubbio, ha ragione il dottor Stoppani, il Green Pass è lo strumento che abbiamo
per riuscire ad aprire senza dover mettere in conto che poi dovremo richiudere perché il contagio ci è scappato di mano. Però Stoppani pone un problema che non è, saggiamente, pone un problema che non è solo quello della vita notturna, della notte, della tanti certo. lavoratori. Cioè noi non possiamo, e su questo non, sta parlando come Cassazione, ha ragione Stoppani, cioè noi non possiamo immaginare che di fronte a un problema globale si adottino soluzioni localistiche. Certo. Perché altrimenti non è, come posso dire, deregulation, è paraventation, che è una cosa diversa. Perché non possiamo immaginare che un problema che riguarda tutto il mondo, perlomeno l'Unione Europea, ovviamente, i paesi occidentali e tu, abbia delle soluzioni, tra virgolette, che lasciano aperte delle piccole faglie di interpretazione affinché qualcuno ne possa guadagnare più degli altri. No, questo sì. è semplicemente non è sempre. Maggialetti ha ragione, naturalmente ha talmente ragione che bisognerebbe spiegarlo alle regioni italiane. Ah sì, ma questo... perché invece in Italia abbiamo la stessa cartella sanitaria. Non parliamo dei sindaci. Quando il governo dice una cosa, il sindaco dice... Posso, un terreno scivolosissimo. Allora io vorrei mandare subito la pubblicità. Prima saluto per la cortesia che ci ha fatto il professor Francesco Landi, collegato con noi, credo, dal Policlinico Gemelli. Francesco Scolandi, per chi non lo conoscesse, è il direttore del Day Hospital post-Covid al Gemelli. E saluto e ringrazio anche Morena Colombi che ci ha raggiunto, una paziente affetta da long Covid, per parlare dell'argomento tra qualche minuto. Restate con noi. Le 10.34, ben trovati. Prima di affrontare l'argomento long Covid, in una battuta, volevo salutare ringraziandolo Lino Enrico Stoppani. Se avesse la bacchetta magica al governo, che cosa farebbe in vista di ottobre per gli esercizi commerciali? Beh, estenderei, è già stato detto bene prima, insomma, perché questo è un paese in cui tutti siamo d'accordo e favorevoli al Green Pass e in generale alle regole, a condizione però che esista sempre una deroga o un differimento dell'onere per quanto riguarda la propria persona e il proprio settore. Allora, su questo aspetto l'auspicio di FIPE Commercio è che insomma il Green Pass venga esteso e allargato trasversalmente ai luoghi di lavoro, a tutti i servizi tranne quelli della prima necessità, perché sarebbe anche certamente un primo passaggio importante anche per evitare quello che è il grandissimo rischio di richiuderci, perché al primo aumento dei contagi immagino che quello che è oggi il provvedimento sia quello poi di chiudere ancora i pubblici esercizi. E anzi, con l'occasione, oltre a chiedere l'estensione del Green Pass a tutte le attività produttive e commerciali di questo paese, anche quella di agganciare, di rivedere il meccanismo delle fasce di rischio di colore delle regioni, per cui oltre a quelli che sono i problemi, i dati sui ricoveri, sui contagi, sulle percentuali di occupazione delle terapie intensive, insomma anche di vedere anche i tassi di vaccinazione delle singole zone, che secondo me potrebbe essere un ulteriore stimolo, un'accelerazione ad incoraggiare il piano di vaccinazione che sta andando bene, però insomma mancano sempre circa un terzo degli italiani che non sono ancora vaccinati, facendo aumentare i rischi a cui si faceva riferimento prima. Ed è quello un po' che ci auguriamo tutti. Grazie, grazie a Lino Stoppani, grazie e buon lavoro soprattutto. Francesco Landi, mi aiuti lei a dare una percentuale? Ne abbiamo parlato sempre troppo poco. Il long Covid, per dirlo all'inglese, ma il Covid con effetti dirompenti e lunghi nel tempo, affligge una percentuale tra il 14 e il 20% di chi ha avuto la malattia, è corretto? Sì, è corretto. Innanzitutto buongiorno di nuovo. Buongiorno. È corretto, sappiamo in realtà che poi se nel long Covid consideriamo il sintomo dell'affaticamento, della fatigue, in realtà poi arriviamo a delle percentuali anche molto molto più alte. Consideriamo che noi appunto proprio con il Day Hospital che abbiamo aperto di fatto nell'aprile, il 21 aprile del 2020, quindi più di un anno fa, cioè ancora quando eravamo proprio nella fase acuta della pandemia, nella prima fase della fase acuta, sostanzialmente abbiamo subito iniziato a vedere pazienti che seppur guariti, doppio tampone negativo, comunque continuavano ad avere
tanti sintomi di cui immagino appunto parleremo. Ecco, ci spiega nel dettaglio di che tipo di sintomi stiamo parlando e come si manifestano. Allora, sicuramente il sintomo che permane più a lungo e nella maggior parte dei casi è quello che noi definiamo la fatigue, cioè l'affaticamento. E ovviamente noi vediamo che queste percentuali addirittura poi in qualche modo aumentano anche con il passare del tempo, semplicemente perché le persone ricominciano a fare l'attività usuale, per esempio anche l'attività sportiva. Quindi abbiamo proprio un percorso in qualche modo che deve essere instaurato anche di tipo riabilitativo e di esercizio fisico per recuperare le forze. Poi ci sono sintomi invece molto più specifici che riguardano proprio direttamente la malattia, come l'affanno, la dispnea, che permane in molti pazienti, anche intorno al 40%. Insomma, consideriamo che veramente una piccola quota di pazienti è completamente priva di sintomi dopo 2-3 mesi. Importante, chi ha questo long COVID, cioè la persistenza dei sintomi, che sono quelli caratteristici del COVID, quindi non è un'altra malattia, è soltanto, come dire, il perdurare dei sintomi. E la cosa più importante è che questi pazienti non sono solo quelli ricoverati in ospedale, non sono soltanto quelli ricoverati in rianimazione, in terapia intensiva, e che ovviamente per fortuna ne sono usciti, ma sono anche i pazienti che sono stati a casa, cioè quelli che hanno avuto, come si suol dire, un COVID più leggero. Ecco, questa malattia è una malattia che non va sottovalutata, e da subito mi preme, come dire, collegare tutto questo ragionamento ovviamente alla vaccinazione. Il COVID è decisamente meglio non prenderselo. Ecco, questo per chi invece sosteneva il contrario. Le posso chiedere un'altra cosa, prima di sentire anche un'esperienza reale, quella di Morena Colombi, che tra l'altro ha fondato un gruppo su Facebook che adesso mi pare sia arrivato quasi a 20.000 follower, di persone che hanno attualmente questi sintomi. Professore, questa che viene definita come brain fog, che mi sembra la cosa peggiore per chi è affetto da long COVID, questa confusione mentale, questa nebbia mentale che impedisce di concentrarsi sul lavoro e che crea dei problemi effettivi a chi non può tornare a lavorare perché non può neanche produrre un certificato medico, perché il long COVID non è al momento classificabile come patologia per rimanere a casa in malattia. È così? Come si cura? Quanto tempo serve per uscirne? In cosa consiste? Esattamente, questo è un altro aspetto legato un po' a quello che dicevamo all'inizio, cioè quando parliamo di fatica non parliamo solo di un affaticamento fisico, ma anche proprio di un affaticamento mentale, che poi appunto gli anglosassoni hanno tradotto in brain fog. Noi abbiamo fatto, ormai abbiamo quasi 2000 pazienti in follow up, delle valutazioni di performance cognitiva. Certamente in questa situazione definita di brain fog c'è una grande componente legata alla funzione, come dire, affettiva, quindi certamente noi abbiamo pubblicato ormai già tante cose, ma una delle pubblicazioni più importanti e impattanti è stata quella sulla sindrome dello stress post-traumatico, cioè questi pazienti nel 20% dei casi, in questo caso in particolare chi è stato in rianimazione, ha proprio uno stress post-traumatico. Lo stress post-traumatico è quello che gli americani, purtroppo adesso di nuovo in attualità, hanno descritto nei soldati che rientravano dal Vietnam, è stato descritto nelle persone sopravvissute ai terremoti, ad Haiti, e purtroppo è di nuovo in questi giorni attuale come nel terremoto dell'Aquila, cioè significa qualcosa di realmente impattante. Ma ricordiamoci poi che ci sono dei sintomi meno noti, se vogliamo, ma discretamente frequenti, come l'alterazione del gusto e dell'olfatto, che permangono per lungo tempo. Ricordiamoci che l'alterazione del gusto e dell'olfatto hanno un impatto, a parte essere straordinariamente sgradevoli, ma hanno un impatto straordinariamente importante sullo stato nutrizionale dei nostri pazienti. E sono due aspetti questi che noi stiamo cercando di studiare nel dettaglio e stiamo cercando proprio anche in qualche modo di trattare e di tenere in considerazione questi pazienti. Ecco, lei ci ha raccontato nella sua esperienza di aver aperto questo reparto già nell'aprile di un anno fa, quando si era ancora in piena emergenza. Nessuno sapeva molto del Covid a quei tempi, nessuno sapeva molto degli strascichi che avrebbe prodotto. Se ne sono accorti anche gli stessi pazienti. Morena Colombi, buongiorno. Lei ci racconti la sua esperienza. Quando se ne è accorta? Lei ha fondato un gruppo che adesso raccoglie quasi 20.000 persone. Sono tutte persone che si trovano nelle sue condizioni e in questo momento
quanto è passato dalla sua malattia, come si sente e quali problemi deve affrontare tutti i giorni. Innanzitutto buongiorno a tutti voi. Dunque, io mi sono ammalata nella prima ondata perché io sono risultata positiva al Covid il 23 febbraio del 2020. Subito? Sì, subito. Mi sono negativizzata a marzo. Da allora ho iniziato il mio lungo percorso con il long Covid. Mi sono accorta perché? Perché avevo questa stanchezza estrema, questi dolori muscolari, l'affanno che non passavano mai. Sembrava che a risveglio al mattino già avessi lavorato in miniera tutta la notte. E niente, poi da lì ovviamente mi sono rivolta al mio medico di base, che ovviamente non riusciva a collegare, non è riuscito a collegare immediatamente i miei sintomi alla sindrome, perché allora ancora non se ne parlava, non si conosceva. Quindi niente, la risposta è stata quella che avrei dovuto prendermi del tempo, ci sarebbe voluto del tempo, ma poi... Ecco, quanto altro tempo è passato da quella risposta? Sono passati altri 3 mesi, infatti a maggio ho deciso di aprire il gruppo su Facebook proprio perché volevo vedere se c'erano altre persone nelle mie condizioni. Infatti il gruppo l'ho aperto l'8 maggio, in pochi giorni sono arrivate iscrizioni, gente, persone come me che avevano i miei stessi sintomi e non riuscivano comunque a star bene nonostante la negativizzazione. Da lì ad oggi, come dicevate prima, siamo arrivati a quasi a oltre 19.000 iscritti. E, senta, lei oggi come si sente? A distanza di un anno e quasi 5 mesi ormai? Sì, allora io sto un po' meglio ovviamente di un anno fa, però permane la stanchezza estrema, l'affanno, i rascutanei, la mancanza di concentrazione, la perdita di memoria. Morella, è possibile se lei lavora? Immagino di sì. Sì, io lavoro. Come riesce a conciliare questa confusione mentale con il lavoro? È molto difficile. Allora, io nel 2020 ho accumulato più di 190 giorni di malattia. Nel 2021 già sono sulla buona strada, perché comunque riesco a lavorare. Fra l'altro, fortunatamente faccio un lavoro che non è pesante, quindi mi viene più facile che per alcune persone che invece devono magari lavorare sulle macchinari o in linea o si devono concentrare proprio. Però io faccio una settimana / due consecutive, poi mi devo fermare perché non riesco a sostenere il ritmo del lavoro come lo facevo prima, e diventa molto difficile. Ci sono molte persone che già hanno perso il lavoro perché purtroppo sono state licenziate. Perché non riescono a ottenere un certificato di malattia perché ufficialmente, come ci ha raccontato lei, sono guarite dal Covid, anche se questi effetti poi continuano. Morella Colombi, volevo ringraziarla per la sua testimonianza. Intanto abbiamo visto la sua pagina Facebook, è lì per chi lo desidera tante informazioni, anche se noi consigliamo sempre di rivolgervi a un medico. Chiudo con una domanda al professor Landi: come si esce da questa malattia, se c'è una terapia, quanto tempo ci vuole? Immagino che di paziente in paziente ci siano tempi diversi, cosa dite voi a quelli che si presentano al vostro reparto? Ma innanzitutto il reparto è nato proprio per in qualche modo tranquillizzare i pazienti attraverso un percorso diagnostico. Credo che il primo messaggio importante è che i pazienti che hanno avuto il Covid hanno necessità e quindi direi diritto nell'ambito del sistema sanitario nazionale di poter essere controllati, in particolare i pazienti che non sono stati in ospedale. Ricordiamoci che chi ha fatto il Covid a casa non ha fatto nemmeno un'emogas analisi, cioè non ha controllato l'ossigeno nel sangue, non ha controllato un'analisi del sangue, il pattern infiammatorio. Quindi il primo messaggio importante è un percorso di diagnosi, e da qui partire con un percorso di cura. Oggi noi sappiamo che questa, lo semplifichiamo, è una malattia infiammatoria. Probabilmente i sintomi che noi descriviamo in qualche modo sono dovuti a questa grande tempesta infiammatoria a cui appunto il nostro organismo viene sottoposto con l'infezione da SARS-CoV-2, tutti gli organi.
e in particolare i due aspetti su cui noi stiamo lavorando tantissimo da un punto di vista di recupero è certamente il supporto psicologico, il supporto quindi anche di tipo neurologico, ma il supporto fisico e nutrizionale. In particolare vanno instaurati dei percorsi di esercizio fisico e nutrizionali adeguati anche attraverso quelli che possono essere delle strategie antinfiammatorie, per cui appunto cercare di recuperare più in fretta. Un messaggio importante però dobbiamo darlo: non è una nuova malattia, cioè long covid non è una malattia che si sviluppa dopo il covid, è un protrarsi dei sintomi che quello che stiamo ormai osservando a distanza di un anno, grazie a Dio, come si suol dire, in qualche modo si migliora e si guarisce. In questo caso grazie a voi anche, professore. Grazie. Grazie e buon lavoro, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. A proposito di vaccinazione e di tamponi, parla, lo ha fatto anche da noi ieri il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, parlando di scuole, di ritorno in sicurezza nelle aule. Oggi dice il servizio di tamponi non può in alcun modo sostituire la vaccinazione. I presidi non intendono favorire questa logica di sostituzione, non ci nascondiamo dietro un dito, sottolinea. E dice il protocollo sulla sicurezza che non abbiamo firmato, su questo punto è scritto in modo ambiguo e offre una scappatoia personale Novax. Allora, tra pochissimo torniamo per parlare con i nostri ospiti proprio di questo. La scuola riparte e esattamente come un anno fa si pongono gli stessi identici problemi, soprattutto connessi con il servizio di trasporto pubblico. Previsioni del tempo e ci vediamo tra poco. Breve aggiornamento meteo. Oggi giornata in cui non mancherà il sole, ma ci saranno anche locali acquazzoni o temporali, specie sui rilievi centro-orientali del nord nel pomeriggio sera e sui settori adriatici e zone montuose del centro. Possibile qualche disturbo anche al sud. A sinistra mostriamo le aree con maggiore probabilità di pioggia, che troviamo appunto al nord-est e centrali adriatiche. Venti in generale più sostenuti in prevalenza dai quadranti settentrionali, a parte lo Ionio e il basso adriatico, mari molto mossi, localmente mossi. Temperature in diminuzione, ancora piuttosto caldo però all'estremo sud, tra i capoluoghi di regione segnaliamo ancora i 34 gradi di Roma, Palermo e Reggio Calabria. Ora le previsioni per domani, mercoledì 18 agosto, ci attendiamo ancora qualche locale acquazzone sulle Alpi e temporali sparsi, specie nel pomeriggio su rilievi e zone interne del centro-sud. Il tutto comunque in un contesto prevalentemente soleggiato e in condizioni più sopportabili, come mostra la mappa a sinistra dell'indice di disagio, che tiene conto dell'effetto combinato tra temperatura e umidità. Le zone arancioni visibili al sud indicano le aree ancora con un disagio percepibile da più del 50% della popolazione. Venti moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, mari molto mossi, tendenti a mossi, specie Mar Ligure e Tirreno. Temperature in lieve ulteriore diminuzione, portandosi finalmente intorno alle medie del periodo. Infine il tempo per giovedì 19 agosto, cielo sereno poco nuvoloso quasi ovunque, residui disturbi sulle Alpi e ancora qualche raro e isolato fenomeno al centro-sud peninsulare, come confermato dalla mappa a sinistra delle probabilità. Venti di maestrale in prevalenza tendenti a disporsi da sud-ovest al largo della Liguria, mari mossi, localmente mossi, specie basso adriatico e ionio. Temperature in generale lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Si potranno superare di poco i 30 gradi solo in pianura padana, zone interne di Toscana, Umbria e Lazio e al sud. A domani. Ben trovati ancora in diretta, Coffee Break Estate. Saluto e ringrazio Marco Celani che ci ha raggiunto nel frattempo collegato con noi. Marco Celani è il presidente dell'Associazione Italiana dei Gestori Affitti Brevi. Perché l'abbiamo invitato? Perché parleremo, dobbiamo parlare anche delle vacanze degli italiani che molti hanno trascorso il Ferragosto in maniera spensierata, come è giusto che sia, e continueranno a farlo, e si pone comunque un discorso del tipo di vacanza che gli italiani hanno scelto di affrontare quest'anno, come cambia, come è cambiata alla luce del Green Pass. Celani, le chiedo un attimo di pazienza perché stavamo parlando di scuola, lo facciamo con Davide Giacalone che tra l'altro ci deve lasciare perché deve lavorare ovviamente anche lui, e stiamo abusando della vostra pazienza come tutti, no, i giorni. Il discorso scuola si ripropone come l'anno scorso, nelle stesse identiche proporzioni, nelle stesse identiche, sotto le stesse identiche problematiche, due aspetti che si legano in maniera stretta: trasporti e scuola. L'anno scorso abbiamo avuto la chiara impressione che
l'uno scaricasse la responsabilità sull'altro. Ed è sempre la solita lotta a chi è più debole che poi rimane con il cerino in mano. Ecco, quest'anno sono state lanciate delle idee, tipo il trasporto pubblico dedicato per le scuole, come ha fatto il rappresentante dei presidi. Abbiamo i vaccini, qualcuno ha cominciato a parlare di mascherine FFP2 per chi utilizza il trasporto pubblico locale, che rimane il vulnus del pacchetto Green Pass del governo. Ecco, come arriviamo, in quali condizioni secondo te? Allora, ci sono difficoltà oggettive, inutile nascondere, solo quello dei trasporti, diciamo, oltre un certo limite non si riesce a espandere l'offerta, questo poi è la sostanza, e con le difficoltà oggettive bisogna fare i conti, però a quelle difficoltà oggettive si aggiungono le sciatterie. Cioè, tu non puoi il 18 agosto dire ci sarebbe un'idea di Tizio, c'è una proposta di Caio. Il 18 agosto dovresti essere già in piena organizzazione definitiva, perché le scuole aprono domani mattina. Leggo per esempio la direttiva ministeriale che per i professori, i docenti devono essere vaccinati, devono avere il Green Pass. Per i docenti che non ce l'hanno, la supplenza scatta dopo 5 giorni, come, ecco, se fosse, chiariamo bene questo, cioè, questo, come se fosse una malattia. Aspetta. Cioè, se io faccio il professore a scuola, il docente a scuola, e mi ammalo, mi viene una faringe, non riesco più a parlare, ti chiamo, dico non c'ho la voce oggi, speriamo domani. Al quinto giorno dice questo sta male, bisogna chiamare un supplente, oppure si fanno fare le supplenze delle ore, diciamo, volanti. Ma tu in questo caso, con il Covid, ma di che stiamo parlando? Se uno è vaccinato o non è vaccinato, lo sai prima, lo sai adesso, hanno tutti quanti la mail, hanno tutti quanti il telefono, pronto collega, stai messo, no io non lo voglio fare, che il cielo ti aiuti, ciao, ci vediamo, ma prendiamo direttamente un altro che va in classe stai subito dal primo giorno. Un nuovo problema, potrebbe esserci anche il problema delle supplenze. Sì, ma non c'è alcun dubbio, ci saranno problemi. Il problema della supplenza c'è ogni anno, perché poi a prescindere... Oltre quello che quelli già conosciamo. Ma non, a parte questo, sul lato specifico Covid non c'è nulla da scoprire, tanto più che ci sono regioni in cui il 100% dei docenti è vaccinato e ci sono regioni come la Sicilia dove la percentuale di docenti vaccinati è molto più bassa. Allora, c'è una differenza culturale? Si sono iscritti tutti a QAnon e credono tutti nei rettiliani o che... No, sarà un problema d'organizzazione pubblica. Allora, risolvi quello. Ma siccome la cosa prioritaria sono i ragazzi, la scuola è fatta per i discenti, gli ospedali sono fatti per i malati, poi è ovvio che ci lavorano i dottori, gli infermieri. Tu in quelle condizioni non puoi dirgli vediamo per 5 giorni che fa il tuo docente... Anche fra l'altro, anche se si vaccina al secondo giorno e mezzo non cambia niente, perché il sesto non potrà tornare in classe, non ha il Green Pass. Lo accerti prima che inizi l'anno scolastico e non fai trovare il buco in cattedra. Perché se no è una sciatteria che sa molto, a questo punto, di sottovalutazione della questione. Un po' come dire, vabbè, ma lì non si fa PIL, cioè prodotto interno lordo, non si crea ricchezza, e allora ci possiamo... Errore tragico, perché lì si fa molta più ricchezza di quanto non se ne faccia in certi centri produttivi. Solo che è futura. Se tu continui a bruciare la ricchezza futura, ti rimane solo il debito futuro. E il debito è una cosa pesante. Allora, grazie Davide Giacalone, grazie che voi. Ci lascia. Grazie a voi. E a proposito, mi dà... Temporaneamente, sì. Ovviamente, speriamo di averti presto in studio. Leggevamo prima un'agenzia ANSA appena arrivata che costituirà nelle prossime ore, già lo sappiamo, altra benzina sul fuoco delle polemiche dei Novax che si alimentano spesso di notizie vere che vengono utilizzate però in maniera strumentale. La notizia è questa: oltre 8.000 nuove infezioni nelle ultime 24 ore in Israele, un record negli ultimi 6 mesi, ovvero da febbraio scorso. Lo indicano i dati diffusi dal Ministero della Sanità, la stiamo leggendo insieme, che registrano su circa 143.000 tamponi un tasso di morbilità al 6,2%. Anche questo è un record. Manca l'altra parte della notizia, Andrea Margelletti, cioè che in Israele non sta morendo però più nessuno, né le terapie intensive sono in nessun modo sotto pressione o intasate. Com'è possibile che ancora continuiamo a nutrirci di queste fake news che si alimentano con notizie vere? Allora, premetto che chiedo in anticipo scusa in particolare ai miei collaboratori del Centro Studi Internazionale, perché sto parlando di argomenti che non sono propriamente i miei, quindi le corbellerie che dirò non sono in qualche maniera in tema di notizie non ne hanno responsabilità i miei collaboratori. Detto questo, c'è una profonda differenza tra chi non è ancora vaccinato, tra chi dovrà
vaccinarsi e chi non vuole vaccinarsi. Noi non possiamo mettere sullo stesso piano le persone normali e gli imbecilli, perché sono piani diversi. Perché l'imbecille ti porta sul suo terreno e ti batte con l'esperienza. Allora, gli imbecilli non possono avere spazio, perché non è una questione di discussione tra tifosi si vax e no vax. Ci sono coloro che, anche malvolentieri, anche con timori, che possono essere assolutamente legittimi, perché la scienza, lo sappiamo, è ancora sotto alcuni aspetti più un'arte, ancora un'arte, e coloro che, seguendo le teorie della luna azzurra, dicono no, perché ti rimane attaccato il vaccino. Perfetto. Allora, con rispetto per queste persone che hanno avuto tanto dalla vita fuorché i neuroni, queste persone non possono curare, non possono insegnare, non vogliono vaccinarsi. Benissimo, non puoi insegnare a dei ragazzi, perché rischi di fare del male. Allora, lo dico da persona che vive il long covid con grande difficoltà e che ho visto morire delle persone e che combatto ogni giorno con il covid, col post covid, per dare alla mia moglie una vita dignitosa. È difficilissimo vivere il post covid, tanto difficile. Sono morte più di 100.000 persone solo in Italia, sono morti milioni di persone in tutto il mondo. Se ci sono delle persone che dicono che le bare di Bergamo erano finte, non possiamo metterle sullo stesso piano delle famiglie di quelle vittime. La soluzione, perché quelle sono persone che hanno subito una perdita, che hanno visto un proprio caro morire, e dall'altra parte ci sono degli idioti, degli imbecilli. E allora non possiamo mettere uno normale sullo stesso piano di una persona che non è un imbecille. Che di una persona è un imbecille. L'imbecille si assume responsabilità della propria stupidità. E quindi, se non vuole, vaccinarsi, non si vaccinerà, o li obblighiamo, o facciamo sì che via sia un obbligo, o se non vuole vaccinarsi, però deve essere escluso dai contesti sociali. Perché quella persona, che può essere un asintomatico, può attaccare il Covid e uccidere delle altre persone. Distrugge la vita delle persone. Ecco, in questi contesti di cui parlavi ci sono anche i contesti delle vacanze. Siamo in agosto, è giusto che la gente vada in vacanza, persone che hanno lavorato tutto l'anno, come facciamo entrambi, e è per questo che abbiamo invitato Marco Celani, che oltre ad essere presidente dell'AIGAB è anche il presidente, anche l'AD di Italian Way, che è il primo operatore sul mercato italiano dei cosiddetti affitti brevi. E la domanda per lei, Celani, è questa: che cosa è cambiato alla luce del Covid e dell'introduzione del Green Pass? Perché quest'estate del 2021 è diventata l'estate del boom degli affitti brevi, delle vacanze mordi e fuggi, non più last minute ma last second, se possiamo dire così? Beh, innanzitutto perché sicuramente le case vacanze offrono, rispetto al mondo alberghiero, una garanzia di sicurezza, di spazi appropriati, non soltanto per una famiglia che vuole stare in un ambiente separato rispetto ad altri, ma anche per un nuovo trend, che è quello dell'holiday working, attraverso il quale famiglie o gruppi di amici prendono degli spazi più ampi, non solo per fare un periodo di vacanza, ma anche per lavorare. Perché ormai tutti quanti ci siamo abituati in un anno e mezzo al lavoro da remoto, e quindi tutti quanti siamo abituati a lavorare anche nelle case, quindi è cambiato anche il tipo di alloggio che le persone richiedono, perché mentre 2 anni fa andavano tantissimo i bilocali, gli ambienti piccoli, le situazioni dove si stava in casa poco perché si viveva soprattutto nei ristoranti, nelle spiagge, nei luoghi pubblici, adesso invece vengono richieste case che hanno spazi adeguati, viene richiesto un wifi molto potente, vengono richiesti ambienti separati per poter lavorare, per cui un trend che già esisteva sicuramente è stato aumentato dal Covid in modo esponenziale. Senta Celani, c'è stato un effetto Draghi sul turismo secondo lei? Senza dubbio, devo dire che noi abbiamo vissuto come settore degli affitti brevi una grave crisi che si è protratta fino
a metà maggio di quest'anno, poi nel momento in cui il presidente Draghi è andato sia in televisione in Italia, ma soprattutto ha parlato con i media stranieri e ha tranquillizzato l'opinione pubblica internazionale rispetto alla possibilità di venire in Italia alle stesse condizioni di sicurezza di altri paesi, i nostri competitor nel mondo del turismo, quindi la Francia, la Spagna, la Grecia, la Croazia, a quel punto abbiamo incominciato a vedere un'impennata delle prenotazioni, ma storica impennata, cioè volumi superiori al 2019, che era già stato un anno record. Quindi sicuramente la credibilità del nostro presidente ha contribuito a un settore che, ricordiamoci, quello del turismo vale un 13,5% del PIL e un 15% della forza diciamo. No, sa perché glielo chiedo? Perché ricordo perfettamente, più o meno eravamo a fine aprile, inizio maggio, che molti degli esercenti, dei pubblici esercizi e degli albergatori, chi si occupa del turismo, per esempio in Veneto, mi hanno raccontato questo inverno che alla sola parola Green Pass, alla sola idea dell'introduzione in futuro, cosa che poi sarebbe successa, di un Green Pass, c'era stata una pioggia di disdette nella misura più o meno del 50%, per esempio dei turisti tedeschi che vengono nella zona del Veneto, di Venezia e del Lido di Venezia. Poi sarebbe interessante verificare sul campo se questo è successo veramente o no. Voi che notizie avete da questo punto di vista, visto che il Green Pass poi è diventato una misura europea, almeno per spostarsi da un posto all'altro? Allora, questo lo confermiamo assolutamente, nel senso che se è vero che abbiamo avuto picchi di prenotazioni straordinari da metà maggio fino ai primi di agosto, è anche vero che abbiamo avuto volumi di cancellazioni che non si erano mai registrati prima nel nostro settore, con punte appunto del 50%, e con un incremento di queste cancellazioni proprio dovute non tanto all'introduzione del Green Pass, che era un fatto atteso, ma a quel mese di incertezza che c'è stato fra i primi di luglio e i primi di agosto rispetto a che cosa voleva dire e quali erano i termini di applicabilità diciamo del Green Pass. E quindi confermo un po' quello che ha detto il dottor Giacalone prima di me, cioè che questo paese soffre di un deficit di pianificazione e di una come dire, centri decisionali troppo diffusi, per cui ci sono troppi soggetti amministrativi che hanno la possibilità di esprimere opinioni divergenti e quindi creare confusione nell'opinione pubblica, che poi si traduce in prenoto ma allo stesso tempo cancello, e quindi diciamo, certo, un danno alle e poi adesso le politiche di cancellazione senza penale favoriscono ovviamente queste modifiche last minute. Apriamo una breve parentesi, vedo che ci sono ancora le immagini che arrivano da Kabul, sono immagini in diretta di APTN, ne approfitto per chiedere una cosa ad Andrea Margelletti. Parla la Cina, ed è l'argomento che forse non abbiamo trattato in maniera approfondita, una pesante critica agli Stati Uniti, accusati da Pechino di aver lasciato caos e turbulenze. Cina a Biden: gli Stati Uniti lasciano solo caos e distruzione. Ecco, questo era da un punto di vista diplomatico forse atteso, ma quello che ti chiedo è adesso cosa dobbiamo aspettarci da un punto di vista delle mosse strategiche della Cina. Allora, la Cina vuole diventare la potenza, vuole che il XXI secolo sia il secolo cinese. Il secolo della Cina. Ovviamente, è comprensibile, magari dal nostro punto di vista è meno condivisibile. Dall'altra parte gli Stati Uniti non vogliono rinunciare a essere l'unica superpotenza mondiale. La vicenda afghana manda un segnale molto forte a una serie di paesi asiatici, facendo vedere che la determinazione americana a sostenere nel lunghissimo termine un paese non è così ferma quanto gli americani fanno nelle dichiarazioni mediatiche. Quindi è un passo fortemente in avanti della Cina. E anche ovvero, bisogna anche qua però non confondersi, che gli americani, gli Stati Uniti d'America, come noi, sono una democrazia. E quindi, come ogni democrazia, hai il vaglio del sistema degli elettori ogni X anni, che dicono se hai lavorato bene o se hai lavorato male. Nei paesi dove la democrazia non c'è e c'è una dittatura, la forza di un partito unico, è ovviamente un sistema infinitamente più funzionale, perché permette di avere una strategia a lungo termine, di poter allocare le risorse in maniera migliore, di poter scegliere la migliore classe dirigente, perché all'interno del dialogo di un partito unico. Però, detto questo, io alzo le mani ed, essendo un vecchio liberale, sostengo, come ha sempre detto Winston Churchill, che la democrazia è un sistema altamente imperfetto,
ma il migliore che abbiamo. L'abbiamo citato appena ieri, l'abbiamo citato, ne approfitto per chiederti se andrai in vacanza, se ci sei stato, se invece la questione afghana ti terrà di fatto incollato al tuo lavoro. Io dovevo essere là in queste ore, ma la condizione a Kabul, però la questione non, la situazione non è permissiva in aeroporto, quindi non avrebbe avuto alcun senso, diciamo, con la mia presenza creare qualche altro problema a chi sta facendo non bene, ma molto bene proprio il lavoro. Vorrei ricordare che il nostro Ministero degli Esteri, possiamo dirlo, l'unità di crisi in questo, di crisi, in questo senso, vorrei ricordare per dovere d'onestà il lavoro straordinario che sta facendo il Ministero della Difesa. I nostri perché militari impiegati lì. Stiamo con ieri la nostra. Non a caso il primo pensiero di Draghi ieri è stato per i nostri militari. Va detto tutto, stanno lavorando con il sistema sta funzionando. E quindi, ripeto, però vorrei ricordare una persona, che è il senior representative della NATO in Afghanistan. Non lo dico perché è uno dei miei più cari amici, ma perché l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, che è in aeroporto a Kabul, che poco fa abbiamo citato, perché ha raccontato quello che sta succedendo. È un uomo straordinario ed è una fortuna che la NATO in questo momento di grande vergogna abbia un gigante in tutti i sensi, Stefano Altissimo, a rappresentarla in un momento dove onestamente c'è la gara a fare brutte figure. Io ieri in un tweet dicevo, parlando delle capacità occidentali di perdere, di non accogliere le opportunità, di andare sempre avanti, dice, quando si tratta di perdere non ci batte nessuno. Ecco, questa è la situazione in Afghanistan. Dobbiamo avere il coraggio di dire che avrà conseguenze sul lungo termine, non soltanto dal punto di vista del terrorismo, della migrazione. Sono affascinato dal fatto che molti, quasi tutti i responsabili politici nazionali hanno parlato, non avremmo dovuto rimanere a Kabul, dovevamo combattere per Kabul e tutto. Ne parliamo fra una mesata quando arrivano i primi rifugiati, se le stesse persone manterranno le stesse posizioni. Certo. Detto questo, è un problema di credibilità. La credibilità occidentale in questo momento è bassissima, quella cinese no. Quindi la Cina, tramite, non tanto per meriti suoi, ma per demeriti occidentali, fa un balzo in avanti molto forte. Per tornare a fare una domanda a Marco Celani, mi hai fatto venire in mente una cosa, che negli ultimi anni, prima che arrivasse il Covid, alcune località di villeggiatura, o meglio alcune mete turistiche, hanno vissuto un vero e proprio boom, anche sulla scorta della mappa del terrorismo, dove ha colpito, certo, dove no. E quindi c'è stato per esempio un boom delle presenze a Roma, meta considerata, certo, non a caso da molti, soprattutto infatti, gli americani. Spero di andare fra qualche giorno in un posto dove non ci sono mai stati attentati terroristi. Un luogo sicuro. Poi è arrivato il Covid, ora le carte si sono rimescolate, ce l'hanno. Allora gli chiedo invece, quest'anno quali sono, se ci sono delle mete più ambite, e poi una cosa che mi interessa da vicino, quanto spende mediamente un italiano per queste vacanze mordi e fuggi? Allora, senz'altro questa è un'estate caratterizzata in Italia da un turismo di prossimità e fortemente italiano, per cui sono molto pochi, molto rarefatti le presenze del turismo ricco, quindi gli americani, i russi, i nordeuropei. Quindi abbiamo prevalentemente italiani che vanno nelle destinazioni che amano i nostri connazionali, quindi la Toscana, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia. Quindi, il mare resiste tra le località più ambite. Il mare resiste e resistono anche le località di montagna. E invece, diciamo, una sorta di nuovo trend è quello delle località secondarie, quindi l'Abruzzo, il Molise, le Marche, i tanti borghi e situazioni in cui si sono riattivate seconde case inutilizzate, che hanno magari spazi più grandi e che sono state appositamente introdotte nel mercato degli affitti brevi proprio grazie al Covid, quindi in questo caso c'è stato un impatto positivo. Ecco, per quanto riguarda invece le città, mi pare di capire che il discorso degli affitti brevi è strettamente legato anche al fatto che, come ha giustamente ricordato un attimo fa, molte delle persone che hanno una seconda casa e che scelgono di metterla sul mercato per l'affitto, scelgono a loro volta all'ultimo minuto perché non sanno se riusciranno a partire con la famiglia verso un'altra destinazione o meno, è corretto? Esattamente, è assolutamente così. Noi vediamo che
Ieri per esempio avevamo un boom di prenotazioni all'ultimo minuto, quindi ci sono persone che hanno aspettato il Ferragosto e hanno prenotato il 16 per la settimana dal 16-17 a fine mese, per cui io sono convinto che per esempio il mese di settembre sarà un mese straordinario, perché ci sarà un'onda lunga di persone che allungano la stagione. Probabilmente rivedremo tedeschi, francesi, olandesi che tradizionalmente vengono in Italia quando fa meno caldo, e poi ci aspettiamo la ripartenza delle città con il business travel, quindi ci sono tanti eventi a Roma, a Milano, a Firenze che sono già programmati, pianificati, ma che ancora non vedono grande affluenza, ma siamo convinti e vediamo del traffico sui siti, per cui siamo convinti che arriveranno poi anche i soggiorni. Senta, ma è vero che i giovani invece continuano a preferire l'estero, ma è semplicemente un discorso legato al divertimento, all'industria del divertimento, forse alle restrizioni maggiori in Italia, o è semplicemente un desiderio di andare fuori e vedere il mondo? Diciamo che i giovani continuano a preferire il divertimento e i luoghi affollati, per cui situazioni come ci sono in Spagna, in Croazia, in Grecia, sono ancora alla portata dei giovani, che hanno meno paura del Covid rispetto a chi ha famiglia o alle persone più anziane. E rispondo anche rispetto al tema del costo: quello che noi vediamo è che mediamente un soggiorno una famiglia spende intorno ai 200 euro a notte per dormire, e devo dire che in Spagna e in Grecia si spende ancora molto meno, per cui questa è anche una motivazione che continua a portare persone all'estero, anche in una situazione in cui in tanti contesti sarebbe sconsigliabile. Grazie Marco Celani, buon lavoro, speriamo di risentirla allora a settembre, così in modo da verificare se è vero quello che diceva un attimo fa, insomma poter festeggiare il ritorno anche dei tedeschi e dei norvegesi, magari di qualche russo, per la felicità dei tanti negozi che vendono Griff ad alto costo. Grazie Celani, buon lavoro. Grazie a voi. Margelletti, a riprova di quello che stavamo dicendo un attimo fa, invece torno sul tema dell'Afghanistan, mentre continuo a vedere che la telecamera di APTN è sempre puntata, credo, sulla zona verde di Kabul, dove per il momento non sta succedendo granché. A parlare il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, e continuano ad arrivare dichiarazioni che sono abbastanza pesanti. Gli Stati Uniti distruggono e non costruiscono, ha detto il portavoce, sia in Iraq, in Siria, ovunque vada l'esercito americano lascia turbolenze e divisione, caos, famiglie distrutte e devastazione. Insomma, si inserisce questa tessera nel puzzle. No, che già... ma è interessante quest'ultima frase, distruggono e non costruiscono, proprio perché i cinesi stanno costruendo infrastrutture nella cosiddetta via della seta. Quindi è estremamente intelligente il linguaggio, perché il concetto di costruzione che loro stanno vendendo non è una costruzione ideale di democrazia, ma è la fattiva strada attraverso la quale uno poi può andare nella capitale e vendere meglio i propri prodotti. E sono eccellentissimi nella loro capacità di propaganda, e naturalmente noi stiamo dando il fianco con i nostri atti. In questa gara a diventare protagonisti di questo secolo, gli Stati Uniti d'America hanno perso definitivamente il loro appeal dopo aver perso la faccia, come ci hai detto tu nel corso di questa puntata, e un presidente come Biden o il prossimo candidato alla presidenza degli Stati Uniti, perché adesso bisogna guardare a lungo periodo, in che maniera dovrà porsi per recuperare prima di tutto un'immagine degli Stati Uniti come potenza in grado di intervenire in future aree di crisi? Come si esce da qui? È difficile, perché nell'inno nazionale, nella loro Costituzione, c'è la ricerca della felicità ed il fatto che Land of Brave of Free, la terra dei coraggiosi e dei liberi, è un passo culturale complesso da fare per gli americani, perché dovrebbero comprendere che non tutti vogliono essere americani, che a non tutti piace il sistema americano e che non tutti vorrebbero vivere in America. E per chi ritiene che il proprio paese sia in linea di massima perfetto, lo sto dicendo estremizzando naturalmente, ed è un paese che è nato dal fatto che tutto il mondo è arrivato in America e ha trasformato l'America è una straordinaria nazione, una meravigliosa nazione, ma chi sono gli americani? Tolti Cheyenne e Sioux, sono irlandesi, sono italiani, sono tedeschi, sono cinesi, sono francesi, basta andare in Louisiana e via dicendo, sono inglesi, questi sono gli americani, allora, ma sono soprattutto
soprattutto occidentali. Invece, quando ti rapporti con il resto del mondo e non tutti la vedono come te, forse a volte dovresti considerare che americanizzare tutto non è necessariamente la soluzione migliore. Poi quando in certi posti tanti ti odiano, dovresti anche porti il problema che sicuramente saranno cattivoni, ma forse magari qualcosa di sbagliato l'hai fatto anche tu. Cioè, se tu torni a casa e i tuoi familiari non ti accolgono col sorriso, forse anche magari qualche piccola responsabilità ce l'hai anche tu. Bisognerebbe vedere se verranno accolti col sorriso adesso i cinesi in Afghanistan come lo sono stati, sono stati accolti in Africa, per esempio. Non credo che i cinesi avranno una massiccia presenza in Afghanistan. Secondo me l'interesse cinese è, nel rapporto con i talebani, far sì che in una qualche maniera possano chiudere qualunque iniziativa UN delle Nazioni Unite contro i talebani, il Consiglio di Sicurezza, e dall'altra parte i talebani non danno alcun ausilio, addestramento ed armi agli uiguri, che è la minoranza islamica in Cina. Altro tema fondamentale di cui ci occuperemo però a partire da domani. Il nostro tempo è finito. Grazie Andrea Margeletti, presidente del Centro Studi Internazionali. Noi torniamo puntuali con Coffee Break Estate domani alle 9.40 sulla 7. Arrivederci.